Buon sabato a tutti, bentrovati, gentili abbonati. Oggi vediamo chiaramente tutti i titoli del FTSE MIB. Vado a indicarvi i livelli che secondo me saranno da attenzionare quantomeno per la prossima ottava e forse anche per quella dopo. Ed è stata finalmente quella che si è appena conclusa una settimana con notevoli difficoltà perché è stata una settimana volatile, c'era la scadenza delle opzioni venerdì e sempre venerdì per non farci mancare nulla c'è stato anche un blackout informatico che per gran parte della giornata ha bloccato anche gli aggiornamenti dei vari listini, per cui è stato anche un po' difficile così rimanere a mercato avendo sempre la situazione sotto controllo. Ma insomma, passata questa settimana, quello che secondo me più conta è il fatto che forse abbiamo definitivamente preso una rotta, una via per i mercati con l'inizio della discesa della correzione negli Stati Uniti. Se così sarà, se sarà confermato anche nella prossima ottava, avremo finalmente un mercato direzionale. E il fatto che sia direzionale al ribasso non è un problema, si possono fare gli short, ma il problema è quando appunto si è nella terra di mezzo, quando non sai bene se il mercato prenderà la via del rialzo o del ribasso. Abbiamo attraversato un periodo difficile con gli Stati Uniti che andavano per la propria strada, l'Europa che non riusciva a seguire, sempre con Parigi pronta a tirare giù i listini. Qualcuno ha fatto meglio come Piazza Affari, ma non ha sicuramente brillato. E adesso vediamo insomma quello che ci attende. Passerei un attimo sul grafico del FTSE MIB, lo vediamo un attimo, così vi do anche qualche indicazione di massima e poi l'analisi appunto completa di tutti i titoli presenti sul nostro listino. E consideriamo anche che settimana prossima abbiamo un titolo che è Enel che stacca il dividendo, sono 0,21 e 50. L'impatto sarà minimo sul nostro FTSE MIB, ma insomma lo consideriamo adesso quando andiamo a fare anche l'analisi di Enel, ovviamente. Partiamo quindi dal FTSE MIB. Questo è un grafico settimanale, meno 1,05% alla settimana. Quello che è interessante vedere sono appunto il fatto che la candela di questa settimana abbia chiuso all'interno di quella di settimana scorsa. C'è stato un allungo sopra i massimi per cui ci siamo portati praticamente in area 34.800 punti, il target che avevo dato nei vari commenti alle singole sedute di borsa. Ci siamo mantenuti sopra i livelli di apertura e ben distanti anche dai minimi posti in area 33.800 punti e abbiamo fatto registrare un minimo per questa settimana in area 34.028. Ora, l'allungo, diciamo, di questa settimana con la seduta di giovedì, appunto, che è andata a sfiorare i 34.800 punti, che era anche il mio target, a me puzza di massimo di periodo. E personalmente, per la mia operatività privata, sono già short sul FTSE MIB, non dai 34.8. È vero che io avevo dato quel target per cui e diciamo in prossimità lì sarebbe stato il top proprio sul massimo. Ho aperto lo short personalmente quando il FTSE MIB è sceso nuovamente sopra, scusate, sotto i massimi di settimana scorsa, per cui quando ho visto che nel finale della seduta di giovedì, se volete possiamo anche andarla a rivedere nel dettaglio, eccola qua, quando sfiorati i 34.8 ho visto che sulla fase finale, insomma, della seduta arrivavano le vendite e soprattutto quando siamo tornati sotto i massimi, diciamo, della scorsa ottava, ho aperto lo short con, diciamo così, la premessa che ovviamente dovrò stopparmi nel caso in cui il FTSE MIB riesca a superare quota 34.800 punti, per cui mi accollo circa un 160 anche 180 punti di loss nel caso, ma come primo target potrei ambire, anzi ambisco a quota 34.000 punti e poi il piatto grosso dovrebbe arrivare se il FTSE MIB andrà a rompere i minimi di questa settimana, per cui se torna sui minimi della scorsa ottava è un obiettivo minimo, ma se dovesse romperli allora poi potrebbe puntare anche in area 33.800 punti e se rompesse anche quelli, non dico la prossima settimana, ma magari quella dopo,
sarebbe conclamata la debolezza. In questo momento, idealmente per me lo stop, se non voglio rischiare nulla, è in pari, ma lo metterò comunque sia sopra l'area 34.800 punti. Detto questo, giusto per mostrarvi anche quella che è la mia operatività privata, se può darvi un'indicazione, se volete seguirla, non lo so. Questo è il grafico di A2A, è stata una settimana sorprendentemente positiva per le utilities in generale, non ho capito bene il motivo, comunque sia fatto più 1,41%, ma si è inchiodato un po', diciamo, sulla resistenza, sulla ribassista, che è questa qua, e per cui da questo punto, insomma, i livelli che andrei a monitorare io è l'area degli 0,88 e poi quella che ha lanciato nuovamente il titolo verso l'alto, quella più affidabile in questo momento è area di 1,84 se il titolo dovesse rimanerci. Sulla forza dovrebbe andare a breccare questi massimi. Allora, se brecca questi massimi e va a infilare e a rompere anche questa ribassista e la sequenza di massimi e minimi crescenti, allora diciamo che sulla forza un livello sopra 1,96 poi potrebbe proiettare nuovamente il titolo in area di 2 euro. C'è ancora un gap che non è stato ricoperto. Dopodiché passiamo ad Amplifon. Amplifon invece sta vivendo sedute difficili. Anche questa settimana si chiude il ribasso del 3,72%. C'è stata una settimana interlocutoria la scorsa ottava, dove era riuscito a fare un più 0,16%, era semplicemente un arrestare la debolezza, ma adesso vedo che ha chiuso in area 30 euro e per cui attenzione ai minimi di questa settimana, perché se scende sotto quota 29,60, ovvero questo minimo qua, allora penso che la discesa possa ulteriormente prendere forza e portarsi magari in area 28 euro. Se invece dovesse riuscire a traccheggiare quantomeno sui 30 e superare ancora i massimi di questa ottava, potrebbe dare un piccolo segnale di ripresa, non di forza, ma quantomeno di ripresa. Quanto riguarda Azimut, settimana meno 1,74, anche qui siamo sempre un po' in difficoltà, anche qui c'è stata un'accelerazione a ribasso con tanto di gap down e per cui il livello ancora da monitorare per questa settimana è un ritorno in area 22 euro e c'è sempre quel famoso gap di cui vi ho già parlato nelle precedenti ottave. Che è questo qui, ce n'è uno piccolissimo che rimane aperto esattamente a 22,34, per cui se dovesse mollare potrebbe velocemente andare lì e poi attenzione alla tenuta di questi minimi importanti, per cui poco sotto l'area dei 22 dovrebbe essere un supporto. Passiamo a Banco di Milano, bancari che questa settimana hanno fatto abbastanza bene, perché si sono mantenuti, diciamo, quasi tutti in alto, più 2,22%, non dà un segnale di debolezza. È chiaro che i segnali di forza adesso arrivano solo con la rottura dei massimi che sono stati fatti in precedenza, finché rimangono sotto i massimi, rimangono anche sotto resistenza, ma insomma, questo titolo pare comunque sia reggere bene l'urto e questa settimana abbiamo anche una serie di così trimestrali importanti. C'è ad esempio quella di Unicredit per quanto riguarda i bancari, vado a memoria, mi pare che esca martedì, e quella potrebbe essere un market mover per tutto il settore. Vediamo come esce, insomma, la trimestrale di Unicredit. A ribasso, curarte i minimi 5,75 e ancora più in basso direi nel caso di andare a dare un occhio anche alla trend line, per cui se dovesse rompere, diciamo, i minimi, il prossimo step potrebbe essere un ritorno in area 5,50 e il livello sulla forza ve l'ho già dato, per cui solo se supera nuovamente i massimi, per cui se dovesse fare questo tipo di movimento. Banca Popolare di Sondrio, anche qui settimana positiva, più 0,86%, qui il livello sulla forza è solo il superamento dei 7,37, altrimenti
gli step sono praticamente gli stessi, quota 7 euro su cui ormai c'è, anche poco sotto, quota 6,90 potrebbe essere un livello supportivo, altrimenti area 6,50, ultimo baluardo, dopo si va per la ricopertura del gap, che è ancora qui, aperto in area 6 euro. Quello sarebbe un bel livello se dovesse arrivarci. Banca Generali. Settimana positiva, più 1,25, però si è allontanata con decisione dei massimi, praticamente si è portata in direzione del gap che era ancora aperto e non l'ha chiuso per 2 centesimi. Qui c'è un minimo a 39,74 e il massimo di questa settimana è a 39,72. Ora, per dare un senso a questo movimento, dovrebbe settimana prossima mantenersi con le quotazioni, diciamo, nella spike che ha fatto, quindi muoversi verso l'alto. Diversamente, se dovesse allontanarsi così ulteriormente dai massimi, attenzione al ritorno sotto quota 38, perché poi potrebbe chiamare una correzione anche per questo titolo e portarlo magari in area 37 e in area 36,50. Ok? Quindi, se molla qui, può essere che scenda. Tutto sta a vedere, insomma, che piega prenderà il FTSE MIB e l'America. Ok? Dopodiché, Banca Mediolanum, ho sempre gli allarmi caricati da tempo in area 11 euro e scusate, in area 10 euro e in area 9,78 in caso di debolezza sulla forza e superamento di quota 11 e la conferma sopra quota 11. Passiamo a MPS. Secondo me siamo agli sgoccioli della salita perché non mi sembra avere grande forza in questo momento. Anche qui queste candele settimana meno 0,49%, però la fascia dei 5 è resistenza tosta. Se la breccasse avrebbe una bella possibilità, insomma, di tornare in area 5,40. Ma sulla debolezza io il primo supporto lo vedo in area 4,45, non prima, per cui un 40 centesimi sotto rispetto ai massimi che sono arrivati questa settimana. I minimi, insomma, della settimana vanno sempre monitorati, perché se rompono quelli poi il movimento può prendere forza al ribasso. Dopodiché passiamo a Bipper. Altro titolo che sta facendo piuttosto bene, sembrerebbe poter riuscire a spaccare anche area 5,40 e se lo fa ha buone possibilità di allungare sui 5,60 in primissima battuta. È un titolo che da pochi spunti, insomma, per un ingresso bisognerebbe un po' rincorrere. Non so, direi area dei 5,16 come possibilità magari. E che faccia qualche spike in quest'area potrebbe starci, un tentativo forse si potrebbe fare, però attenzione, lo stop è stretto perché poi qui si va un po' a braccio, non abbiamo grandi riferimenti statici ai quali appigliarci. Brunello Cucinelli purtroppo ha rotto violentemente al ribasso anche con volumi, chiude la settimana sui minimi, ha fatto segnare un meno 8,98, non è un periodo facile per il lusso, mi sembra diretta in area 80 euro, questo dovrebbe essere un step poco più sopra per come ha chiuso la settimana, insomma me lo aspetto. Dovrebbe tornare invece sopra quota 98 per dare un segnale di forza. Campari, purtroppo leggo sempre downgrade su questo titolo. Spiace perché sinceramente non mi dispiace come titolo. Si sta muovendo bene secondo me, con in ottica di aggregazioni, compra marchi nuovi, cerca di espandersi, insomma, c'è un lavoro sotto, ma in questo momento il mercato non lo premia. Stiamo ai fatti, stiamo a quello che ci dicono i livelli. Se rompe i minimi della scorsa ottava, la vedo impostata per raggiungere quota 8 euro. Questa settimana ha fatto meno 1,55, primo segnale così di positivo se dovesse tornare almeno sopra quota 9,20, 9,24 anche meglio.
non avrebbe ancora fatto nulla, ma almeno ci sarebbe stato quantomeno un ritorno nella parte di questo che potrebbe essere un ulteriore, è già impostata al ribasso, ma se vogliamo il ribasso sta anche prendendo forza, per cui si pare si stia creando anche un canale così a scendere e quantomeno un ritorno nella parte alta di questo canale potrebbe farlo con la tenuta di questi minimi. Di Azorin, non vorrei parlare troppo presto, ma forse sembra poter questa volta puntare, dico puntare a quota 108. È qui che la si aspetta da mesi, per non dire da anni ormai, finché non supera i 108 nulla fa. Però insomma sono uscite anche buone news in settimana, per cui un allarme lì mettetecelo. Per quanto riguarda Enel, stacca un dividendo da 0,2150, per cui se la matematica non è un'opinione, dovrebbe riaprire in area 6,54, questo con lo stacco del dividendo. Non è un'area particolarmente interessante, io me l'aspetto comunque il titolo in area 6,40 dopo lo stacco dei dividendi e vediamo se riesce a mantenere questo livello. Quanto riguarda Eni, è uscito qualche downgrade, il petrolio non aiuta, ma finché non molla l'area dei 14 euro non è detto che possa così riprendersi. Bello se facesse questo movimento al rialzo, quindi con la rottura dei 14, facciamo 14,70, questo massimo è 14,69,8, altrimenti attenzione alla tenuta dei 13,50. Erg, settimana negativa, meno 2,96 e non è un buon dato non tanto per la performance, ma anche perché, diciamo così, è un po' rimane indietro rispetto al settore, per cui il mio allarme è sempre puntato qui in area 23,10. Lì penso che un test lo farà e poi vediamo se riesce a mantenere l'area. Ferrari, mi sembra che ormai sia in crisi questa quota 400 dollari, sì, 400 dollari, 400 euro sta tenendo, sembra adesso diventata una resistenza tosta, per cui da qui io uno step in area minimi, in area 370 me lo aspetto, anche per come ho chiuso la settimana. Un allarme si mette perché poi magari si può sfruttare appunto questo trading range che va dai 370 ai 400, ma qui siamo in una sorta di limbo dove secondo me non conviene comprare perché lo stop andrebbe messo sotto qua per arrivare al target della resistenza, per cui rapporto 1-1 no good, rapporto rischio-beneficio 1-2 meglio 1-3, guadagno 100. Scusate, perdo 100, ma se guadagno, guadagno 300. Fineco, uno dei migliori bancari questa settimana, fa un più 4,06. Sono arrivate delle promozioni e a parte un gap che ha lasciato aperto qui in area 15,26, per cui questo ve lo segnalo, perché se lo va a chiudere magari in un momento di debolezza può essere già motivo di rientro sul titolo che credo possa puntare. MIB permettendo in area ancora 17 euro, quella è la resistenza per eccellenza. Passiamo a Banca Generali, non mi sconquifera più di tanto questo grafico. Questa settimana chiude meno 1,07, meno 1,02, non è riuscita a chiudere il gap. Sento aree di debolezza. L'allarme che per me era puntato sui 23 euro non è scattato per un nulla, ma a questo punto, se dovesse cedere quota 23 euro, il prossimo step direi che va per i 22. Era buona settimana, più 1,44%, si è mantenuta anche a distanza di sicurezza da questi minimi e sembra nuovamente incanalata al rialzo e può puntare magari in area 3,60. Magari le utilities potranno fare meglio, tenere meglio nei momenti di discesa del mercato, altrimenti noi osserviamo area 3,22 come possibile livello sulla debolezza. Banca Intesa 3,64,5, settimana più 0,70.
siamo su livelli importanti di prezzo senza una correzione, per cui gli step per intesa sono sempre gli stessi: monitorare area 3,50 in caso di debolezza e ancora meglio l'area dei 3,40. Con attenzione poi che non molli questi minimi, però anche qui ha tentato di richiudere il gap e non c'è riuscita, proprio nella seduta dove il MIB ha fatto registrare il top quasi in area 34,8, e da lì insomma sono arrivate prima le vendite, per cui attenzione perché sento odore di correzione anche per Intesa. Dopodiché passiamo a Interpump. Sempre più stretta così il trading range nel quale si muove, però è sempre al ribasso in attesa che rompa, diciamo così, la sequenza insomma di massimi crescenti, decrescenti e possa magari fare uno strappo verso l'alto. Attenzione, se no, se dovesse romperla, questi minimi che sono fino a questo momento crescenti al ribasso, può puntare nuovamente sui 32. Italgas rimane sui minimi, non ha fatto un granché questa settimana, più 0,08, per cui niente di importante, non la vedo particolarmente ben impostata, per cui attenzione in caso di ritorno in area 4,60, la tenuta di questi minimi è fondamentale. In WIT, sempre incanalata al ribasso, ha avuto una reazione su un livello che già vi avevo segnalato, quella di area 9,50, però insomma finché non si porta almeno sopra quota 10,70, secondo me può ancora scendere, quindi fare ancora un movimento verso il basso, per cui l'area dei 9,50 è quella da osservare. Iveco ha fatto una buona settimana, più 1,31, ma soprattutto è stata la precedente ottava dove ha fatto un più 11-12%, per cui questo più 1,31 vale oro, anche se si allontana diciamo dei massimi della settimana per le debolezze del FTSE MIB, perché diciamo conferma il buon rialzo che è stato fatto la scorsa ottava. Anche questo titolo ha la trimestrale settimana prossima, in questo momento il giornaliero settimanale, avendo breccato anche i massimi di settimana scorsa, sono al rialzo. Gli manca l'ultimo step, che sarebbe il superamento di quota 12 e 13 per superare anche i massimi del mese di giugno e chiamare, diciamo così, la completa inversione. Vediamo come il mercato accoglierà la trimestrale. Leonardo, settimana negativa, meno 0,74%, i livelli sono i soliti, ormai si va in trading range 21 poco sopra e poi ritorni sopra i 24,60. Qui, come capite, siamo assolutamente nella terra di nessuno, per cui qui, dal mio punto di vista, non conviene fare assolutamente nulla. Mediobanca, settimana più 0,39%. Un titolo che ha fatto una bella accelerazione e conseguente correzione a livello statico, ha ripreso la salita, non mi dispiace come bancario, e per cui vediamo anche qualche livello che potrebbe essere così da monitorare. Qui ha fatto un'uscita da questo canale che era aperto in precedenza, mettiamolo così. Cosa è successo? Ok, si è diciamo, ha fatto un'accelerazione. Questo era un canale rialzista. A un certo punto si è portata nella parte alta del canale, per cui ha disegnato praticamente una sorta di mezzeria, eccola qua, e adesso sta cercando nuovamente di uscire. Se ce la fa, può puntare ai 15,50, per cui anche alla rottura di questo massimo. Altrimenti, curate, visto che è un livello dinamico, le disc eventuali discese nella fascia di prezzo tipo dei 13,80, 13,85, giù di lì, e poi c'è il livello statico dei 13,50 che non dovrebbe essere mollato, per poi magari vedere di fare il movimento a ritroso verso 12,50. Moncler, meno 3,26, dicevo, il lusso è in difficoltà, anche qui abbassati top price in area 73 euro, ma
Anche graficamente, questo già lo sappiamo perché proprio la resistenza passa in area 70 euro. Io penso che sia sempre diretta qui alla recuperatura di questo gap. Per cui, anche in questo caso, rischio-beneficio, ormai siamo, diciamo, nella parte finale di quello che potrebbe essere un movimento ribassista. Per cui. Voler tentare lo short da questi livelli, secondo me, ha poche probabilità di riuscire perché basterebbe che si fermasse leggermente prima per invertire e si rimarrebbe scottati. Diciamo che le parti basse dei movimenti, sia a rialzo che a ribasso, andrebbero lasciate ad altri. Detto questo, io penso che qui possa arrivarci. Nexi, ai ai ai. Tempi duri, meno 4,49%. Qui è stata mollata, c'è un accelerated booking di Unicredit. Le quotazioni, vado a memoria, dovrebbero essere state collocate a un prezzo medio di 5,75, ma il titolo l'ha presa male e per me è diretta nuovamente in area 5,30. Già prima c'era sentore, come vi avevo detto, quando non è riuscito a superare quota 6,40 che questo movimento così di rimbalzo si fosse esaurito qui, adesso sta trovando delle serie sempre basse di massimi, eccole qui, poi si è arenata nuovamente in area 6 e poi c'è stata la stoccata di Unicredit, per cui non mi stupisco se prende anche forza a scendere. Pirelli. Questo è il grafico settimanale, ha fatto meno 0,49%. Anche Pirelli sembra affaticata, ha perso la rialzista, diciamo quella principale, quella che era stata veramente così, definiva un trend fortemente rialzista. Persa la rialzista, quindi uscita da questo canale. Sta correggendo, questo secondo me è un rimbalzo perché l'area dei 5,80 che era un livello statico mi sembra che stia impedendo nuovamente la ripresa, per cui attenzione qui perché finché non si riporta stabilmente sopra i 5,80 non ha fatto nulla e se dovesse invece fare un movimento a scendere, allora bisogna attendersi in prima battuta un ritorno in area 5,46 e in seconda battuta in area 5,20. Poste italiane, settimana meno 1,22%, anche in questo caso siamo in fase di correzione, io credo, gap non ricoperti, per cui prossimo step al ribasso me lo aspetto in area 11,80. Potrebbe fare uno spunto sopra i 12,30 per andare in area 12,50, ma insomma, anche qui siamo nella terra di nessuno. Prysmian, promozioni, titolo in grande uptrend, però questa settimana chiude il ribasso meno 2,49%, per cui adesso il livello da superare sono i massimi, quelli posti in area 63-62. Da qui è sotto resistenza, per cui se parte da qui il movimento di correzione, primo livello da monitorare, quota 56, prima non c'è praticamente nulla di interessante. Ricordate, si è mossa bene questa settimana in controtendenza insieme a Diasorin, anche lei si allontana un pochettino dai massimi, per cui sulla forza il superamento di 52 va bene, se no sulla debolezza, diciamo, possiamo auspicarci che non scenda nuovamente sotto quota 50 euro. Se lo fa, per cui torna semplicemente a ripiegare sulla metà della candela di settimana scorsa, può ancora, diciamo, tentare a lungo. Saipem, sempre alla ricerca del break definitivo dei 2,50, e questa la fascia di prezzo che, se superata, darebbe un forte segnale di forza, ma finché non lo fa, anche lei è sotto resistenza e sulla debolezza da monitorare, diciamo, area 2,24. A due, non penso la vedremo più per tanto tanto tempo.
Snam ha fatto qualcosina, ha fatto un massimo a 2,38, la settimana è leggermente negativa, la tenuta dei 4,30 per questo titolo, 4,28 è fondamentale, per cui è questo il livello che poi garantirebbe anche la tenuta del minimo di questa settimana, sopra 4,38 al lungo possibile in area 4,47. Stellantis ha provato a dare una reazione, ma la settimana si chiude nuovamente negativa, meno 0,30%, rimane ancora in downtrend e c'è sempre il mio allarme puntato in area 17,50, è quello che penso dove finirà il titolo e anche magari nel breve periodo. STM, settimana negativa, meno 6,83%, purtroppo paga la debolezza dei titoli americani, titoli tech, e per cui anche in questo caso mi sembra nuovamente diretta in area 36, e attenzione che non scenda mai, ma dico mai, sotto quota 35,50, perché dopo potrebbe farsi, diciamo, altri step al ribasso in area 33, 31 e via dicendo. Tenaris ha fatto bene, ha fatto un più 0,97% e sembra che abbia trovato una discreta base nella fascia dei 14 euro, per cui è quello il livello secondo me da monitorare in caso di ritorno, è quello il livello più affidabile, ma vi do anche un livello sulla forza e il superamento di questo massimo, per cui se dovesse tornare sopra i 15-10 potrebbe essere nuovamente impostata al ritorno sui 17. Qui, come capite da soli, siamo nella terra di mezzo, per cui attenzione a operare. Terna, solito grafico che non mi dice nulla, è un su e giù senza una direzione, per cui i livelli non mi sto neanche a sprecare. Il 720 è l'unico livello importante di prezzo sulla debolezza e il superamento quantomeno degli 8 euro sulla forza. Telecom Italia, non è stata una brutta settimana per Telecom, ha fatto un più 1,67%, si è tolto un po' così di ruggine di dosso, adesso lo step vero, fondamentale, è una chiusura sopra 0,25, eccolo qua. Se fa chiusura sopra 0,25 può, dico può, tentare di attaccare i massimi e poi eventuali break la porterebbero in area 0,28. Sulla debolezza, questo è un titolo che è sempre debole, comunque sì, proviamo a dare un livello, area 23,75 da monitorare. UniCredit, settimana positiva più 1,09%, ha fatto praticamente un allungo a 38 spaccati. C'è qualcosa però che continua a non convincermi su questo titolo, perché ha superato diciamo così, le resistenze, ma poi non è volata via. Su quella candela dell'8 luglio aveva fatto un massimo a 37,76, poi in queste sedute è riuscita anche a superarlo. Volumi chiaramente, visto anche il periodo, decisamente bassi, e i volumi in vendita sono stati più alti di quelli in acquisto. Nella seduta del 17 luglio ha fatto un massimo a 37,84, per cui poteva dare un segnale di forza, avendo superato praticamente i top. E però poi ha chiuso a 37,64. Scena analoga nella seduta successiva, con allungo addirittura a 38, ma poi chiusura a 37,65, per cui praticamente in corrispondenza. Ieri apertura in gap down ricoperto, ma chiude ancora sotto i 37,76, chiude 37,52. E qui si attende la trimestrale. Attenzione perché la trimestrale deve stupire molto positivamente perché il titolo ha già dato tanto. Guardate dove era a inizio anno, guardate dove è adesso. Aspettiamoci volatilità nella seduta di settimana prossima, quando darà la trimestrale. Se parte il movimento di correzione, stavolta è il movimento che va poi a colmare tutti i gap che si è lasciata aperti. Il primo ce l'abbiamo qua in area 34 e 97. Questo poi ci sarebbero anche altri step. Sempre che il MIB aiuti, per cui se perde anche i minimi,
della scorsa ottava, poi Unicredit incomincia a ripiegare con magari la trimestrale, questa penso sia la strada. Diversamente, dove può andare? Ma può andare dove vuole, può andare anche a quota 40 euro. Unipol, sempre fortissimo, titolo veramente incredibile, 9,775 la chiusura di questa settimana, più 0,36%. Non è una grandissima performance, ma insomma qui ha fatto praticamente 2 settimane di ripiego e poi è ripartita nuovamente a bomba. Può essere che questo sia un movimento che potrà ripetere nel tempo, per cui dopo magari qualche nuovo allungo poi potrebbe scattare 2 ottave di debolezza, ma in questo caso andiamo a monitorare eventualmente sempre minimi più alti, per cui magari un ritorno sui 9,27 per poi puntare nuovamente in alto. A rincorrere il titolo sulla forza avrei un po' di paura. Questo è tutto per oggi, vi ringrazio come al solito per l'attenzione e buona settimana, buon inizio a tutti.